Si è chiusa la prima edizione di Meet Italian Brands, evento dedicato alla moda e al design, Made in Campania, svoltosi a Napoli. All'evento hanno partecipato 80 aziende campane di grandi e piccole dimensioni, con oltre 1 miliardo di fatturato e circa 20.000 addetti compreso l'indotto, e oltre 100 buyer stranieri provenienti da 35 paesi e 5 continenti. Un settore da valorizzare e su cui investire ancora di più nei prossimi anni, come ha specificato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il sistema moda, il grande artigianato, intendiamo valorizzarlo ovviamente. Devo dire che è un comparto che nel suo complesso, tessile, perletteria, calzaturifici, eccetera, ha avuto una performance molto importante anche lo scorso anno e si prevede per l'anno in corso un ulteriore sviluppo. L'assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello ha sottolineato come il lavoro del tavolo della moda con il marchio Modec e la collaborazione di Regione Campania con l'agenzia ETA ICE, l'Unione Industriali Napoli, l'Interporto Campano e l'Università della Campania Luigi Vanvitelli è stato in grado di favorire l'incontro tra domanda e offerta. Questa è una ricchezza del nostro territorio che va valutata come merita. Noi abbiamo in Campania 32.000 aziende, tra piccole e micro aziende. Se noi mettiamo a sistema quest'alta qualità che abbiamo in Campania, beh, riusciamo a vincere una partita importante. Ma questo significa implementare la internazionalizzazione. Io mi auguro che significhi anche implementare quindi le vendite e creare nuovi posti di lavoro. È stata una prova di grande tenuta di un sistema che in realtà funziona solo se lavora in sincronia. È stata un'esperienza complessa perché abbiamo avuto in questo evento la convergenza di varie anime, l'anima tecnico-scientifica dell'università, quella del tessuto produttivo attraverso le associazioni di categoria, gli enti che hanno collaborato. Quindi questo evento è un evento trasversale perché oltre ad essere un momento di incontro tra imprese e buyer da tutto il mondo, è anche un momento di informazione e diffusione delle normative e oltre che della conoscenza delle nostre tradizioni nel campo della moda in Campania. La moda è un settore trainante per la regione Campania ed è trainato dall'export. Le imprese devono puntare sulla loro qualità, sulla capacità artigianale. In Campania ne abbiamo tante e quindi questo di Napoli vuole essere un primo appuntamento di una serie di momenti importanti che possano promuovere il settore moda allargato, perché noi abbiamo il tessile ma anche il settore orafo che sono così importanti. Quindi noi come Regione Campania promuoveremo questi settori sia in modo trasversale con gli avvisi che abbiamo fatto, investimenti strategici, efficientamento energetico, ma anche con momenti come questi molto dedicati sia qui a Napoli che nel resto del mondo. La Regione è intensamente occupata a dare tutte le opportunità che l'Europa ci offre per lo sviluppo dei settori cosiddetti, diciamo, strategici che operano a livello regionale e che sono inseriti all'interno di una strategia più ampia che la Commissione europea ci chiede di sviluppare, che è la cosiddetta strategia intelligente RIS3. Si tratta in poche parole di favorire quei settori che hanno già un forte radicamento sul territorio e che consentono quindi per ogni euro speso di avere un valore aggiunto di gran lunga superiore a un settore che magari è nascente e che quindi ha tutte le difficoltà dell'avvio delle attività. La moda sicuramente fa parte a pieno titolo di questi settori strategici. Il Meet Italian Brands 2024 è stato affiancato da una serie di eventi di settore tenuti a Napoli nei 3 giorni dell'evento. Nella giornata conclusiva di Meet Italian Brands, un importante evento, Etica ed estetica nella moda, Cerco un altro corpo, tenutosi presso il Museo della Moda,
Fondazione Mondragone presieduta da Maria Delia. Il convegno di oggi nasce all'interno della Tre Giorni organizzata dal MODEC. In tale ambito, e questo ci teniamo molto a dire, abbiamo inserito non solo una parte espositiva, come ben è stata esposta ed illustrata la mostra d'Oltremare, ma abbiamo voluto inserire anche dei contenuti culturali. Oggi è importante molto la cultura del corpo gli stereotipi che purtroppo ci vengono propinati creano malessere nei giovani e quindi si ha questa voglia di apparire sempre secondo uno stereotipo e di non, diciamo, accettarsi che come si è. Presente tra gli altri il capo di gabinetto della Regione Campania, Almerina Bove, che ha parlato del diritto delle persone ad essere accettate e inserite nel sistema democratico. Siamo in un territorio che eredita per una serie di vicende, alcune delle quali molto antiche, purtroppo ancora attuali, altre più recenti, ma anch'esse, diciamo, complicate, eredita situazioni molto complesse in tutti gli ambiti, nell'ambito sociale, in ambito sanitario, no? In ambito della tutela dell'ambiente. Quindi laddove si pone mano come amministrazione regionale ad un tema, purtroppo il contesto non è mai semplice. E allora chi lavora in un'amministrazione quale quella regionale deve essere innanzitutto pronto, intanto essere consapevole della responsabilità che si assume e quindi pronto a profondere ogni competenza, ogni energia con la massima serietà. Ed è questa la cifra, a mio parere, diciamo, dell'attuale amministrazione regionale.